L'obiettivo della manifestazione era quello di poter aprire un dialogo con Aeroporti di Puglia, credo che ci siamo riusciti, almeno con Aeroporti di Puglia abbiamo aperto questo dialogo, abbiamo depositato virtualmente questo che è un'istanza che abbiamo preparato di concerto con la Camera di Commercio di Foggia e con le altre ovviamente associazioni che hanno aderito alla manifestazione. Il nostro obiettivo adesso è di poter dialogare con la Regione Puglia, oggi il grande assente del tavolo tecnico. Intanto gli incontri sono sempre proficui perché almeno ci si conosce personalmente. E abbiamo recepito la disponibilità di Aeroporti di Puglia a concludere tutte le parti di propria competenza. Significa il discorso tecnico, il discorso commerciale, sul quale c'è in programma di rincontrarsi con i rappresentanti soprattutto delle associazioni di categoria per concordare una pianificazione sia per ciò che si può fare con la pista attuale e sia per concludere le famose procedure che dovrebbero portare all'allungamento della pista. Purtroppo dobbiamo registrare che pur avendo invitato l'assessore Giannini come rappresentante della politica ci mancava un elemento, un referente importantissimo che è la Regione Puglia. Fidiamo comunque in quello che ha dichiarato il nostro presidente della Regione, Nichi Pendola, quando è venuto a Foggia per l'inaugurazione di Alitalia, della massima disponibilità anche di tipo economico a sopperire a tutte le esigenze che entro il 30 giugno devono essere preordinate per poter allungare la pista.